39° congresso del Partito Radicale Transnazionale, seconda sessione. Siamo in compagnia di Matteo Angioli, membro del Consiglio nazionale e anche membro del Consiglio direttivo di Radicali Italiani. Matteo, volevo domandarti innanzitutto le tue impressioni su questa seconda sessione del 39° congresso. Sì, il Consiglio non è nazionale, è generale, perché questo è il Partito Radicale transnazionale, quindi come vedi siamo circondati da persone da mezzo mondo. Il congresso va abbastanza bene, mi pare che ci siano stati già molti interventi, una bella tavola rotonda moderata da Emma, con Joschka Fischer, Bernard Kouchner, l'ex primo ministro ungherese Gordon e Marco Pannella, che ha veramente attirato molta attenzione e ha anche un po' sollecitato gli intervenenti, perché la visione degli Stati Uniti d'Europa, che era stata appunto proposta in precedenza dal commissario Antonio Tajani, non è così scontata e appoggiata da tutti. Per esempio Joschka Fischer continua a porre i soliti problemi della diversità culturale, storica, linguistica di ogni paese europeo, di ogni popolazione europea. Però detto questo, il congresso mi sembra che oltre a questa tavola rotonda abbia veramente fornito delle, come sempre del resto, degli interventi che rappresentano situazioni, persone, storie molto particolari e importanti. Abbiamo i leader uiguri, l'ex presidente, il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Kok Sori, leader dei Montagnard, adesso negli Stati Uniti. Rebia Kadeh, sì, appunto. Demba Traoré, il grandissimo avvocato del Mali, che sta facendo molte battaglie tipo Formigoni. Manca un Rovasio africano, nel senso, abbiamo appunto l'anti-Formigoni africano, manca, anche se abbiamo l'ex, mi pare, ambasciatore della Sierra Leone negli Stati Uniti, all'ONU, scusate, che si sta un po' interessando ai diritti anche degli omosessuali. Ed è una cosa nuova questa, perché è una battaglia che fiancheggia, no, quella delle mutilazioni genitali femminili. Giustamente Rovasio mi ricorda che ci sono anche le mutilazioni genitali femminili, oltre a quelle che lui porta avanti con certi diritti. Ed è una cosa molto importante, perché appunto la dimensione sessuale viene presa in considerazione sia per quanto riguarda il problema che hanno devono subire le donne, sia per quanto riguarda invece la dimensione esistenziale, con appunto il diritto alla propria sessualità. In Uganda infatti avevamo tra i partecipanti Francis Onyango, che era l'avvocato di David Gato Kisule, iscritto all'associazione Radicali Certi Diritti, che purtroppo è stato assassinato in Uganda proprio per il suo orientamento sessuale e proprio perché era un leader attivista, e che comunque queste battaglie sono ancora purtroppo all'ordine del giorno in Italia per quanto riguarda le libertà sessuali, in Italia per l'estensione di diritti come quello del matrimonio, per cui l'associazione Radicale Certi Diritti lotta continuamente. Matteo, volevo chiederti, l'iniziativa dell'Iraq Libero, ce ne parli? Certo, ma come sapete è un'iniziativa che fu lanciata nel 2003, nel gennaio, per cercare, con la quale chiedevamo l'esilio di Saddam Hussein come alternativa per scongiurare la guerra. La campagna è durata negli anni e si è rafforzata man mano che venivano desecretati nuovi documenti a sostegno di questa teoria, cioè che Saddam era in principio d'accordo a lasciare il potere. Gli Stati Uniti chiaramente lo sapevano, la Gran Bretagna idem. All'interno del mondo arabo si era creato veramente un dibattito molto acceso su questa possibilità. Fatto sta che appunto il 20 marzo le truppe entrarono. Noi siamo convinti che questo si costituisca una ferita importante per la democrazia, che le popolazioni che abitano paesi democratici debbano avere
in un certo senso il diritto a una democrazia la cui reputazione venga risanata, e per questo stiamo seguendo la commissione Chilcot che in Inghilterra sta, che nel Regno Unito sta cercando di far luce sulle ragioni, le cause e le lezioni da tirare, da trarre da questo conflitto. Noi appunto da quando si è istituita, cioè nel novembre 2009, abbiamo seguito quasi tutte le audizioni, abbiamo fatto una veglia a gennaio scorso davanti alla sede della commissione in occasione della testimonianza di Blair, e si tratta appunto di far avanzare o perlomeno di interrompere il degrado democratico che sta subendo la Gran Bretagna, che hanno subito gli Stati Uniti, e che sicuramente ha delle ripercussioni anche a livello europeo e oltre, perché poi non possiamo pretendere di sposare principi come la responsabilità di proteggere, di cui appunto ci ha parlato il ministro degli esteri Terzi e di cui ci parla spesso anche appunto attraverso Non c'è pace senza giustizia, Niccolò Figatalamanca, se poi le democrazie stesse prendono in giro le proprie popolazioni e scatenano guerre disastrosissime. Una domanda, Matteo, quindi pensi che principi fondamentali che in teoria dovrebbero essere sanciti e acquisiti possono essere in pericolo sia in Italia che all'estero? È sicuramente un segnale di un pericolo che corriamo di andare in quella direzione. Non è che ora la democrazia è degradata al punto tale che non riusciremo, che ci troveremo a vivere come in Corea del Nord oppure in altre dittature, ma sicuramente, ecco, la London School of Economics per esempio ha accettato una donazione per far entrare in un suo corso di scienze politiche il figlio di Gheddafi, il quale non era stato ammesso perché non soddisfaceva gli standard necessari per poter fare quel master. Precedentemente Oxford era riuscita a reggere alle pressioni del governo libico e di quello di Blair. Poi ha dovuto cedere perché i buoni rapporti con la Libia andavano incoraggiati e il rilascio dell'unico attentatore condannato per gli attentati di Lockerbie, anche questo è un caso emblematico di come le democrazie si stanno facendo corrompere. E poi non ci stupiamo se esplodono le crisi economiche e i poveri o i meno abbienti in tutti i paesi democratici sono quelli che vengono colpiti per prima, perché questa battaglia può anche avere dei contorni molto idealistici o comunque sì, ma qui si parla di cose troppo alte apparentemente, perché poi sono quegli stessi governanti che se si fanno corrompere da Gheddafi, se si fanno corrompere da altri gentiluomini di questo calibro, non vedo perché dovrebbero essere meritevoli della nostra fiducia anche per quanto riguarda la sfera economica. Quindi estensione di diritti o comunque riconoscimento di diritti come rilancio dell'economia? Estensione dei diritti e dell'accesso alle informazioni. È vero che le democrazie si sono sviluppate, che hanno creato, che negli anni si sono creati dei meccanismi per migliorare il controllo, come si dice in inglese, l'accountability dei governi, e che per loro quindi è diventato molto più duro, più difficile farla franca in caso abbiano commesso qualche marachella, diciamo. Però è un processo che va costantemente tenuto sotto controllo e che noi siamo convinti sia possibile farlo se però c'è, come dire, viene raggiunta una massa critica per cui politici, giornalisti, avvocati, persone comuni si concentrano su questo obiettivo.
Ringraziamo Matteo Angioli per il suo contributo e vi invitiamo non solo a venire qui al 39esimo congresso a Roma, la seconda sessione, perché sia oggi che domani continuano i lavori, e vi invitiamo a visitare i nostri spazi web per vedere queste e altre interviste realizzate all'interno del congresso. Grazie Matteo. E visitiamo anche www.irac.radicali.it. Giusto Matteo, grazie. Grazie a voi.